il nesso tra esperienza di linguaggio e scienza, per esempio, non posso, andrebbe fatto lo studio sulla nascita della scienza moderna e la trasformazione del linguaggio che corrisponde. Per esempio, adesso tanto per fare un esempio banale, per dire come sono cose molto concrete, molte idee, diciamo, che poi sono state, come dire, sviluppate nella scienza moderna, anche i greci le avevano. Per esempio, la matematica greca ha già alcune nozioni fondamentali della matematica moderna. Però quello che noi vediamo è che i greci non erano disposti a seguire questo, uno sviluppo di un'idea matematica, un'idea scientifica, indipendentemente dal linguaggio, da come la cosa era esperita poi nella parola. Se, a un certo punto, se questa cosa appariva in contrasto, i greci quindi non è che non erano capaci di sviluppare ulteriormente la matematica, non è che non sono riusciti a sviluppare la matematica perché non ci avevano la testa, no, ce l'avevano, ma ritenevano che certe idee non si potevano, non erano praticabili, perché significava mettere in questione l'esperienza del mondo nominato, del mondo del linguaggio, cioè loro il mondo lo conoscevano solo attraverso anche la parola, e quindi una conoscenza come quella matematica, che deve mettere tra parentesi la parola, non erano disposti a seguirla oltre un certo punto, mentre i moderni non li frena nulla. I modelli, se c'è una possibilità scientifico-matematica, va percorsa fino in fondo, fosse anche al prezzo che poi moriranno miliardi di persone, no? Gli scienziati sono degli irresponsabili, no? Da questo punto di vista, perché appunto la morale scientifica è questa, cioè andiamo, la cosa va spinta fino in fondo. E appunto un greco non lo poteva fare, quindi per questo noi, ci sembra che la matematica greca si è fermata, non sappiamo perché, no, si è fermata per ragioni, per così dire, politiche.